Ciao a tutti amici di YouTube, oggi vi mostro un video molto semplice che caricai nel vecchio canale ed ebbe un enorme successo. Dunque, tante persone mi chiesero: ma come aumentare la luminosità dello schermo, soprattutto in Windows 10 che abbiamo più opzioni per andare a aumentare appunto la luminosità del nostro monitor? Molto semplice, allora vi faccio vedere. Quattro passaggi. Due li possiamo effettuare tramite il pannello di controllo, uno tramite le nuove impostazioni di Windows 10 e uno tramite il centro notifiche integrato da appunto Anniversary Update. Allora, andiamo subito a vedere quelle per il pannello di controllo. Fate clic col tasto destro sul logo Windows e andate sul pannello di controllo. Successivamente, sempre nella sezione categoria, andate su aspetto e personalizzazione. Successivamente su schermo. Da qua andiamo alla voce regola luminosità e in basso troviamo il valore di intensità che possiamo immettere per il nostro monitor. In questo caso il mio è impostato al massimo. Andiamo di nuovo nella pagina iniziale di pannello di controllo e questa volta scegliamo icone grandi. Bene, andiamo a visitare ora il centro PC portatile Windows, integrato come sempre nel pannello di controllo fin dalle prime versioni di Windows. Allora, è molto semplice, qua abbiamo un aspetto generale del PC dove possiamo disattivare ed attivare l'audio, abbiamo la sezione della batteria, la rotazione dello schermo e altre varie funzioni importanti, ma quello che ci interessa è la prima voce, cioè sempre la luminosità dello schermo. Bene, e questo abbiamo visto appunto come controllare questa luminosità attraverso il pannello di controllo. Possiamo andare ora nelle impostazioni moderne di Windows 10 ed andare su Sistema, Schermo, Regola livello di luminosità. Ok. Qua troviamo anche un'altra opzione, regola automaticamente la luminosità quando cambia l'illuminazione. Potete applicarlo e non applicarlo. Bene, come ultima cosa possiamo vedere invece ora il centro notifiche, che è diciamo la scorciatoia più vicina per questa funzione. Semplicemente abbiamo il tastino dedicato, come vedete qua, in questo caso è impostato al 100%, ma basta fare un clic e andiamo dallo 0%, 25%, 50%, 75% ed infine 100%. E ci vediamo tutti ad un prossimo episodio. Thank you.